state? Spero tutto bene. Vi do il benvenuto in questo mio nuovo video che dopo un mese di pausa era anche ora che io facessi. Avevo bisogno di prendere un po' di tempo per me e quindi mi sono presa questo momento di riflessione, di relax, che mi è servito anche per elaborare un po' di questioni mie personali e adesso sono tornata per presentarvi dei progetti carini autunnali. Noi siamo già nel bel mezzo dell'autunno, già inoltrato da un bel po', però è da un po' che volevo fare questo video e non riuscivo a trovare il momento giusto, perché comunque avendo una vita normale come tutti voi, casa, lavoro, bambini, sono piena di impegni e quindi ho fatto un po' fatica a trovare il momento da dedicare a questo video, che però ci tenevo a fare perché a me l'autunno mi piace un sacco. Non so voi, ma per me è una stagione un po' magica. Mi piace molto l'effetto delle foglie che cadono, e l'effetto dello scricchiolare quando tu cammini, calpesti le foglie secche in terra. Mi piace tantissimo, io lo adoro, l'autunno lo adoro, anche l'inverno, però l'autunno di più per tutti i colori caldi che ci dona la natura. Non mi voglio dilungare troppo perché sennò vi annoio e quindi vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Spero che questi progetti vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E vi lascio qua in descrizione il link al mio video che avevo fatto l'anno scorso, dove vi mostro già come preparare le foglie secche prima di fare alcuni lavori creativi, per conservarle al meglio e per avere un ottimo colore comunque che dura nel tempo. Bene, buona visione! Idea numero 1. Un carinissimo pompon fatto di foglie secche da appendere in casa utilizzando un nastro di corda juta. Ora andiamo a vedere come farlo. Eccoci qua, allora, molto bene. Adesso vi faccio vedere semplicemente come fare per creare questi pompon. Ecco, se sentite qualche rumore strano, è mia figlia che si sta esercitando a leggere. Allora, come vedete io ho già unito queste foglie proprio cucendole. Ho utilizzato foglie secche, le lasciate seccare dentro una borsina dopo che le ho raccolte. Alcune sono ancora un po' umide, infatti le ho asciugate un po' con la carta assorbente. Qui sotto, dove ho iniziato a infilare l'ago con il filo, ho messo un pezzettino di corda juta proprio dove ho fatto il nodo, perché così non lascio troppo tirato il filo e evito che si spezzi poi quando vado a tirarlo qua sopra. Ok, volevo dirvi che queste palle di foglie secche sono, oltre a essere molto carine esteticamente da vedere, sono anche molto profumate, si sente proprio il profumo delle foglie, della natura, e quindi è piacevole sentire in casa questo aroma. Allora, vi faccio vedere. Allora, ho utilizzato un filo che è nero oppure grigio scuro, va bene, ma secondo me potete usare anche fili colorati se vi piace. Quindi ho infilato, sono partita da foglie più grosse e poi ho inserito anche foglie un po' più piccole. Ora proseguo infilando l'ago. Vedete? È facilissimo. E le foglie sono molto resistenti. All those lines flip where they're from. Vedete che è semplicissimo, quindi vado a inserire le foglie fin quando creo un filo abbastanza lungo di foglie, ricco di foglie,
e potrò arricciarlo per farlo diventare una palla. Ora vi faccio vedere, li metto ancora un po'. Ecco, le disponiamo tutte in modo frastagliato, non in ordine preciso, in modo frastagliato. Ribbons of his life pulled by the moon, turn around the car in the lane, turn around the car in the lane. Allora, così direi che può andar bene, quindi ora prendo l'ago e vado a fermarlo qua, nella parte sotto, facendo passare sopra il filo, che poi lo utilizzerò per appendere, e vado a infilzare l'ago dentro nella corda juta. E faccio qualche nodo per fermare il filo prima di tagliare tutto. Flip where they're from. E mi resterà praticamente una cosa simile. Andiamo magari a mettere un bel filo lungo di corda, io uso la corda juta, voi potete usare quello che volete voi, che avete in casa, anche un nastro, quello che volete, e lo appendo dove più mi piace, ok? Seconda idea, allora usiamo questo barattolo di vetro, lo decoriamo con le foglie e la colla vinilica, e poi ci aggiungiamo qualche altra decorazione per creare una bellissima porta candela autunnale. All those lines flip where. Sto usando foglie fresche, non secche, per questi progetti qua che uso solo foglie fresche. Andiamo a metterli in modo disordinato per creare un po' di movimento. He stands up, walks from the room. Usiamo colla vinilica. Naturalmente il barattolino l'abbiamo precedentemente lavato bene con acqua e detersivo dei piatti. By the moon, turn around the car in the lane, turn around the car in the lane. My lines, all my waves, ribbons of energy locked to the poles. In decades past, years to come, all those lines flip. Lines flip where they're from. The lines, all the waves.
of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from. All those lines flip where they're from. Stands up, walks from the room, never knowing, knowing how soon the ribbons of his life pulled by the moon turn around. The car in the lane, turn around, the car in the lane. All my lines, all my ways, ribbons of energy locked to the poles in decades past, years to come. All those lines flip where they're from. All those lines flip where they're from. Idea numero 3. Che buon profumo, arancia e cannella. Va bene amici, ora vi faccio vedere come creare questi bellissimi sotto porta candela, insomma, piattini di foglie, diciamo, da mettere sotto i bicchierini di candele. E allora, come vi ho fatto appena vedere adesso nel video, allora le foglie potete usarle o così come sono, quindi un po' stropicciate perché si sono seccate un po', insomma, dalla loro forma storta, oppure potete anche stirarle con il ferro da stiro mettendole in due fogli di carta da forno, uno sotto e uno sopra, stirando senza il vapore, passandolo giusto qualche secondo, un po' di secondi da un lato e dall'altro, e se fate questo metodo la foglia vi esce dritta, ok? Il colore vi resta bello come quando la raccogliete dalla pianta, però lo dovete fare al più presto da quando la raccogliete, non aspettate che si secchino un po' le foglie nella borsina, ma lo dovete fare subito, le asciugate un po' con la carta scottex e poi le stirate,
così il colore vi resta bello, luminoso, un bel colore caldo e non diventa marrone, perché queste foglie qua prima per esempio erano un po' gialle, un po' arancio, un po' rosse, si sono seccate nella borsina e sono diventate un po' marroni. Però vabbè, io le uso così, mi piacciono comunque anche così. E quindi vi lascio il link qui sopra in info box del video dove vi mostro la tecnica per essiccare bene le foglie col ferro da stiro, ma in alternativa potete anche utilizzarle così, non c'è problema, sono bellissime anche così. Allora le prendo, le dispongo come mi piace di più a me e poi sempre con l'ago e il filo, come ho fatto nel primo progetto, ago e filo, vado a cucire e a fissare le foglie come mi piace di più a me. Ok. Naturalmente ho fatto il doppio nodo qua sotto nel filo per bloccarlo. E praticamente cucio le foglie. Io direi che così vanno bene, quindi faccio un bel nodo qua dietro, anzi ne faccio 3 o 4 di nodi qui sotto per andare a fissare bene il filo prima di tagliarlo. Guardate che carino, pronto per essere un bellissimo piattino di foglie secche per la candela, un bellissimo sottocandela. Qui guardate che bello questo effetto, mamma mia, bellissime queste candele con le foglie autunnali, con tutti questi colori caldi e profumano di arancia e cannella. Queste candele sono strabuone. Io spero che questo video vi sia piaciuto tanto e guardate che bello come sta bene, come stanno bene. Adesso ne farò uno anche da metterli in mezzo, anzi due, così staranno ancora meglio. Spero tanto che comunque questo video vi sia piaciuto e che vi sarà di ispirazione anche per fare le vostre decorazioni in casa vostra. E presto vi metterò altri video con altre decorazioni fantastiche da fare in casa, sempre riciclando cose che comunque abbiamo tutti in casa o possiamo trovare facilmente in giro. Ok? Bene, allora vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e scrivere qui sotto nei commenti quello che ne pensate. Quindi salutiamo. Saluta Elisa. Ciao. Ciao. E ci vediamo alla prossima.